Vi dicevo che alla linea 72 non è che ci siano tante cose da commentare, perché parecchi di noi, se non addirittura tutti, in qualche maniera viviamo sulla nostra pelle questo tipo di, certamente oggi non di disprezzo, ma di svalutazione sì. Il credente, il cristiano, soprattutto il cattolico, oggi in automatico non viene preso in considerazione perché è cattolico. E quindi comprendiamo benissimo questi versetti dal 3 al 5, dove noi in qualche maniera rispecchiamo noi stessi. Noi ci troviamo meglio rispecchiati. Allora c'era l'oltraggio, oggi non c'è l'oltraggio, ma c'è la svalutazione. Certamente questa svalutazione di cui noi siamo destinatari non deve impedirci mai di essere noi stessi, in tutti gli ambiti dove noi operiamo. Facciamo il meglio che ci è possibile fare, dando il meglio di noi, senza mai lasciarci scoraggiare da queste forme preconcette e ideologiche di cui purtroppo è pieno il nostro tessuto sociale. L'ideologia c'è ancora. Purtroppo è vero che in passato la Chiesa, in quanto struttura, ha avuto delle prese di posizioni non sempre rispettose. Però è strano che gli errori di 5 generazioni fa le dobbiamo pagare noi con una generazione a cui nessuno ha fatto niente. Qui c'è qualcosa di, possiamo dirlo, di diabolico. Pazienza vorrà dire che questo è il modo con cui Dio vuol farci sperimentare che saremo salvi. Vediamo la vita del cristiano, dal versetto 6 all'11, e cioè i versetti che in qualche maniera dipingono con 4 pennellate velocissime qual è l'identità del cristiano. Naturalmente questa identità dice prima di tutto che esiste una salvezza anche oltre la vita. Infatti anche ai morti è stata annunciata la buona novella affinché, pur essendo condannati come tutti gli uomini a morire, vivano secondo Dio nello Spirito. La fine di tutte le cose è vicina. Siate dunque moderati, sobri, ma non per il gusto di essere moderati e sobri, ma per dedicarvi alla preghiera. Se voi notate, qui c'è un plurale, sarebbe alle preghiere, tenendo presente che nel mondo biblico il concetto di preghiera non è uguale al nostro. Per l'orientare la preghiera era un qualche cosa di complesso. Il credente osservava bene il suo vissuto, perché nel suo vissuto il credente vedeva un Dio che gli parlava.
e dovremmo ritornare a recuperare questo atteggiamento. E quindi la preghiera diventa una risposta. La risposta può avvalersi di formule, ma molto spesso può anche non avvalersi di formule. Perché una risposta, che può essere una risposta di lode, di ringraziamento, di domanda, di richiesta di perdono, è sempre una forma che cambia nel tempo, nell'arco della giornata. Per questo il testo biblico originale adopera il plurale e non il singolare. La traduzione italiana parla di preghiera, testo greco parla di preghiere, per questo motivo. E quindi la preghiera non è la formula, ma la preghiera è la risposta a quella parola di Dio che noi abbiamo accolto nel nostro vissuto. Dunque tutti i valori che noi viviamo, in questo caso si parla di moderatezza e di sobrietà, sono finalizzati alla capacità di leggere la storia per rispondere a Dio, secondo ciò che Lui ci dice attraverso i fatti. Resta comunque il primato della carità, in greco agape. Durante le confessioni di Natale mi è venuto una persona che mi ha detto che la purezza è il massimo delle virtù cristiane. Cosa fai a una persona che ti dice questo? Gli ho chiesto perché pensa così e ha tirato fuori discorsi di angeli, di Gesù Cristo, eccetera. Sì, dico, capisco. Però, dico, io angelo non sono. E personalmente sono sicuro di non essere nato in provetta. Seconda cosa, dico, quando Dio crea l'uomo e la donna, dice che creandoli maschio e femmina, vide che la cosa era molto buona. Questa persona ha cominciato a guardarmi storto. Allora dico, qual è il massimo dei comandamenti? Lei se lo ricorda? Sì, dice la carità. Ecco, dico, la risposta se l'è data da solo. Questa è la cosa più importante nella vita del cristiano. Non che non sia importante anche l'altra, ci mancherebbe, però mettiamo le cose al loro posto. Perché se non facciamo una scala di valori ben precisa, non secondo il nostro capriccio, ma secondo gli insegnamenti del Maestro, noi rischiamo di diventare schizoidi. La virtù più grande è la carità, è l'amore, che non è il batticuore. Quello è l'affetto umano e ha tutto il diritto di esistere. Se l'agape cristiana è rivolta anche ai nemici, vuol dire che non si parla di affetto, si parla di scelta di fare del bene. E quindi l'amore cristiano non è il bacio, non è la carezza, non è l'amicizia. L'amore cristiano è fare del bene all'altro, come se Dio lo facesse per mezzo tuo. Sì. Posso chiedere, essere puro, tornando al discorso della purezza, non si può dire che l'obiettivo del cristiano è puro come pieno di vita, come guarda tanto? No, questo signore non parlava così. No, devo dire, puro come ci ha insegnato il purezza. Il concetto di signorilità nel gestire la sessualità c'è nel testo biblico neotestamentario. Certamente non viene chiamato purezza
con il concetto con cui noi adoperiamo questa parola. Ma questo senso di rispetto e signorilità, sì, c'è. Fatto sta che Paolo, quando fa gli elenchi dei vizi, tra i vizi pone anche la gestione non signorile di questa dimensione della persona. Ci sono senz'altro degli approfondimenti e delle chiarificazioni da fare, perché molto spesso c'è il grosso rischio di portare quello che è un ascetismo tipico della vita monastica nella vita del credente di tutti i giorni. Ma il credente di tutti i giorni non è un monaco. E quindi bisogna tenere presente la grossa differenza. Se madre natura non cambia, i bambini non nascono nelle provette degli scienziati. Un domani non so cosa succederà con questo modo di gestire la scienza, ma per il momento occorre sempre un utero femminile perché ci sia la vita. Ma poi c'è anche un'altra dimensione da non dimenticarci. Quando noi parliamo di questo tema, dimentichiamo quello che è scritto nel libro della natura. Il libro della natura dice che, non me ne intendo molto ovviamente, ma che ci sono 4-5 giorni deputati nell'arco del ciclo. Ci sono 4-5 giorni deputati alla fecondità, gli altri no. Che vuol dire allora che la sessualità, l'intimità, non si gioca solo in funzione della vita, ma è parte integrante di un dialogo di comunione, di complicità, di affetto, di delicatezza reciproci. E questo è un aspetto che Bergoglio ha messo in evidenza nell'Amoris Laetitia e che non è andato giù a qualche cappuccetto rosso. Non è facile toccare questi argomenti e non è facile neanche trattarli, perché qui confluiscono tanti elementi che sono delicati da gestire, quindi confluisce l'elemento psicologico, emozionale, l'elemento morale, il rispetto della persona, gli usi, i costumi. Quando si tratta questi argomenti e c'è una voce soltanto che li tratta, ecco, è sempre bene pensare che quegli argomenti trattati da una voce sola vengono trattati per un aspetto solo. Ma queste tematiche hanno molti aspetti e quindi sarebbe opportuno che venissero trattati da più voci. Io sono solo un orientalista. Ok? Bene. In questo ambito, in questi versetti dal 6 all'11, noi troviamo questo annuncio fatto ai morti, di cui penso che più di qualcuno di voi non conosceva niente, eppure questo testo del capitolo 4 è stato già in qualche maniera preannunciato nel capitolo 3 della prima lettera di Pietro, dove si dice che Gesù nello spirito andò a portare l'annuncio anche alle anime prigioniere che un tempo avevano rifiutato di credere quando Dio nella sua magnanimità pazientava nei giorni di Noè mentre si fabbricava l'arca nella quale poche persone, 8 in tutto, furono salvate per mezzo dell'acqua. Quindi queste anime prigioniere sarebbero i morti. E Cristo è andato ad annunciare il Vangelo anche a loro. Questo lo si trova nel capitolo 3 e in qualche maniera annuncia in anticipo il tema che poi espliciterà nel capitolo 4.
questa devozione o questa attenzione per i morti nella Chiesa primitiva era molto sviluppato. Paolo, nella prima lettera ai Corinti, ci avverte che esisteva una pratica che poi viene proibita nel III secolo. Paolo dice: se Cristo non fosse risorto, la nostra fede sarebbe stupida, noi saremmo i più infelici di tutti gli uomini. E poi accenna questa prassi. Altrimenti, che cosa faranno quelli che si fanno battezzare per i morti, se davvero i morti non risorgono? Perché si fanno battezzare per loro? Mio papà moriva senza battesimo da pagano, per ipotesi. Io ero cristiano e mi facevo ribattezzare, ma a nome suo, in modo che anche lui partecipasse della gloria di Cristo anche dopo morto. Questa prassi ha portato a delle degenerazioni, per cui la Chiesa dice no, si chiude, punto e basta. L'altra affermazione molto importante in questo brano è questa qui. La carità copre una moltitudine di peccati. Plethos, amartion, plethos vuol dire proprio qualcosa di enorme, numericamente qualcosa di enorme. Ora, questo modo di essere perdonati non è una novità. Nell'Antico Testamento, nel libro di Tobia, noi troviamo questa affermazione: l'elemosina salva dalla morte e purifica da ogni peccato. Nel libro dei Proverbi, l'odio suscita litigi, l'amore ricopre ogni colpa. Già Gesù aveva fatto cenno a questa potenza che ha il voler bene, ma non nel senso emotivo, ma nel senso cristiano, cioè volere il bene dell'altro, fare del bene all'altro. Di fronte alla peccatrice anonima, quella che bagna con le lacrime i piedi di Gesù, li asciuga con i capelli e poi versa il profumo ai piedi di Gesù nel banchetto di Simone il lebbroso, naturalmente il lebbroso guarito da Gesù, la gente che mormorava si becca questa affermazione di Gesù. Per questo io ti dico, Gesù sta rivolgendosi a Simone, sono perdonati i suoi molti peccati perché ha molto amato. E allora è ovvio che Pietro tranquillamente fa questa affermazione: la carità copre una moltitudine di peccati, cioè perdona. Forse adesso riusciamo a capire meglio perché nella Chiesa dei Padri ci si confessava solo una volta nella vita, e per cose piuttosto grosse, perché la fragilità umana, le piccole cattiverie venivano perdonate dalla preghiera, da questo fare il bene a chi ne ha bisogno, compreso il tuo nemico, e perciò l'esperienza della misericordia di Dio era fatta anche in sede che noi chiameremo extrasacramentale. Un'affermazione vicina a quella di Pietro si trova nella lettera di Giacomo. Fratelli miei, se uno di voi si allontana dalla verità e un altro ve lo riconduce, costui sappia che chi riconduce un peccatore dalla sua via di errore lo salverà dalla morte e coprirà una moltitudine di peccati. Vi è chiaro? Quindi,
aiutare con il profondo senso di rispetto una persona o a recuperare la fede o a convertirsi, significa essere perdonati. Queste due dimensioni del perdono di Dio, che Bergoglio mette in evidenza più volte, forse vale la pena che noi lo recuperiamo, perché del perdono di Dio abbiamo bisogno. D'altra parte, ridurre a un solo canale, quello del sacramento, il canale attraverso il quale ci viene la sua misericordia, significa in qualche maniera impoverire Dio nella sua misericordia. Allora, il sacramento sì, ma anche queste forme che aiutano la persona a essere più immediatamente capace di sperimentare questa misericordia di Dio. Il terzo elemento, sempre di questi versetti, è l'uso dei carismi. Ciascuno, secondo il carisma ricevuto, lo mette a servizio degli altri come buoni amministratori della multiforme grazia di Dio. Guaio è che per mettere a servizio i propri carismi bisogna conoscerli. E allora la prima risposta a Dio per i carismi che ci ha donato è fermarsi, riflettere e capire di quali carismi Dio ci ha donato. Don Renato, questa mi hanno detto che è superbia, scordatevelo. Si chiama verità. Se non sappiamo quali carismi Dio ci ha donato, come facciamo a metterli a servizio degli altri? È un problema. E veniamo alla parte finale, gli ultimi versetti. Gli ultimi versetti non sono altro, questi, non sono altro che un commento all'ultima beatitudine, alla beatitudine numero 9 che trovate nel Vangelo di Matteo. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno, mentendo. Diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, non perché avete vinto la lotteria 5 milioni di euro, ma perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Prima lettera di Pietro, in questi versetti, non fa altro che commentare questa beatitudine. E la commenta in maniera addirittura non completa, perché l'ultima parte della beatitudine dice: così infatti perseguitarono i profeti che furono prima di voi. E quindi Gesù associa il cristiano svalutato al profeta, che è uomo di Dio per eccellenza. Il nostro scrittore sacro non fa altro che dire una cosa semplice. Dice: amici miei, questa parola che noi troviamo nel Vangelo, beati, significa essere amati da Dio e garantiti di essere già salvi. È un concetto al quale noi non siamo abituati. Per cui viviamo i momenti difficili di svalutazione che esistono nella nostra società con un senso di risentimento. Buttiamolo via, questo risentimento, ed entriamo nel modo di pensare suo.
nella ennoia di Gesù e se entriamo nel modo di pensare suo, noi dobbiamo tenere presente la parte finale della beatitudine. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti perseguitarono i profeti che furono prima di voi. Grazie.